Pellegrini. Benvenuta a questa grazie. Serata, fammiti vedere che meraviglioso pancione. Adesso si vede, adesso si vede. Ma quando ci siamo viste alla Fenice, no. Quella, non eri incinta, no, è già. Aspetta, ma mi sa che... di pochissimo. Noi ci siamo viste quel premio meraviglioso che ci ha dato il 25 aprile. Esatto. Allora sì, di poco. Di poco eri già incinta, sì, vedi? Sì. Ti ha portato fortuna, sì, tutto sì. Allora. Sì, sì, come stai sì, sì. Prima di bene, tutto? Bene. Come va questa gravidanza? No, devo dire che benissimo. È stata una bellissima gravidanza, ormai manca l'ultimo mese, quindi... Manca un mese, per cui quando... Non ho avuto nausea, non ho avuto niente, quindi è bellissimo. Sei felice? Molto. Siete felici? Sì. Siete felici? Sì. Beh, il papà, oddio, devo dire un po' meno, perché ogni volta che incontra qualche altro papà gli dicono sono cavoli tuoi, è femmina. Ah, perché è femmina? È femmina e quindi diciamo che lui sta vivendo un periodo di contrasti. Senti, ma è vero che c'è già un soprannome, questa bambina è Meringa? Beh sì, il soprannome è sempre stato Meringa perché ci teniamo il nome vero per noi, ecco, quindi... Qualcosa vi volete tenere per lui? Sì, mi sembra giusto. Senti Federica, è inutile chiedertelo, però è un po' la domanda, il filo rouge insomma, di questa serata, no? Chiedere a tutti quanti da bambini se avevate, a tutti chiediamo, se avevate un sogno. Ecco, il tuo sogno da bambina, stiamo vedendo delle tue fotografie, sì. Ecco qua. Qui era proprio, proprio piccola. Bagni, Che sogno avevi tu? Beh, allora, sembrerà assurdo perché sembrerà che forse io abbia voluto fare la nuotatrice da sempre. In realtà non è così. Alle elementari, soprattutto quando cominci a sviluppare le prime passioni e quant'altro, a me piaceva tantissimo scavare, trovare questi sassi, queste cose. Quindi la mia passione più grande, se avessi avuto la palla di cristallo, sarebbe stata diventare un'archeologa. Mi piaceva la storia degli oggetti, mi piaceva l'Egitto tantissimo, con questa storia incredibile alle spalle. E poi è arrivato il nuoto, quindi che mi ha scombinato i piani. Come è arrivato il nuoto, Federica? Beh, il nuoto è arrivato quasi subito, perché io di fatto quando avevo questi sogni da archeologa nuotavo già, però non ero la più forte del mio gruppo, quindi diciamo che i sogni in grande li fai quando senti una vera passione per qualcosa, e la mia passione per il nuoto è partita un po' più tardi. Però presto si è cominciato a parlare di te, perché avevi 13-14 anni, sì, esatto. Quando proprio il nostro telegiornale nel Veneto ha parlato di questo fenomeno, di questa giovane ragazza, questa giovane adolescente, perché a 13 anni insomma, non si è ancora una donna, ma un adolescente, e vediamo insieme quel momento lì. Guarda, l'ho visto prima, mi ha emozionato a me. La bella cadenza. Esatto. Allora, era proprio il TG del nostro Veneto regionale. E adesso il nuoto con una giovane promessa tutta veneziana, si chiama Federica Pellegrini ed ha solo 15 anni. Il nuoto italiano ha una nuova stella, è Federica Pellegrini. Ho ottenuto 2 record italiani assoluti e quindi sono contentissima. Sono molto alte, però preferisco non parlarne perché sono un po' superstiziosa. No. La mia R arrotolata mi perseguiterà a vita, però diciamo che qui era molto più marcata, no? È bellissimo, cioè sono delle cose che io, no, ovviamente poi quando ti fanno rivedere sempre le gare un po' più importanti, no? Però
vedere da dove è iniziato tutto è qualcosa di veramente... Mi fa tenerezza questa immagine tua. Sì, sì, perché alla fine è vero, io sono entrata in nazionale assoluta che avevo 14 anni, quindi ho avuto veramente un salto di qualità in questo sport incredibile da un anno all'altro e mi sono ritrovata giovanissima in nazionale assoluta e l'anno dopo essere alle Olimpiadi di Atene 2004, quindi... È qualcosa di sconvolgente, però secondo me capire e rivedersi anche da piccolissima e capire tutto il percorso che si è fatto è qualcosa di utile per noi stesse. Assolutamente sì. Tu hai detto, di solito fanno vedere sempre tutte le gare che io ho vinto, insomma sì. È inutile dire che abbiamo fatto tutti il tifo per te, che ci hai regalato delle grandissime emozioni e che sei l'orgoglio nostro italiano, dobbiamo dirlo, perché quando ci sono questi campioni bisogna dirlo e anche ad alta voce. Sì, adesso ti faccio vedere le gare importanti okay. E ti faccio vedere tutto. Che va bene, va benissimo. E va ben sì, amore. Sempre secondo me queste emozioni, no? Sì, perché rivedendo... poi io ero lì, quindi cioè, è come se le rivivessi nella mia pelle centimetro per centimetro di quella vasca, quindi è una sensazione veramente bellissima. Ti manca? Mi manca quella sensazione lì, ecco, entrare in acqua due volte al giorno tutti i giorni di tutto l'anno, meno. Quella sensazione lì, sì. Ma dopo la bambina cosa accadrà? No, perché voglio far vedere, tu hai pubblicato sul tuo Instagram una cosa molto carina che voglio far vedere, poi lei mi deve spiegare che cosa significa. La potete far vedere quella sua storia? In questo periodo sono proprio sensibilissima, allora non è una storia lunga, però diciamo che facciamo parte di un ambiente dove ti guardano, ti scrutano. Io ero già incinta di 4 mesi e mezzo, quindi la mia pancia cominciava a farsi vedere e cominciava l'estate, quindi il fatto di stare in costume era normale. Sono uscite le prime indiscrezioni, noi volevamo mantenere il segreto fino all'ultimo, finché si potesse, però nel mentre c'erano i mondiali a Fukuoka, i mondiali di nuoto, dove pensavo che il mio record del mondo dei 200 stile libero dopo 14 anni avrebbe avuto altissime possibilità di cadere. E quindi ci siamo inventati un po' questo teatrino del ce lo riprenderemo, un po' per unire le due cose, sdrammatizzare il fatto di aver perso un record un record del mondo dopo 14 anni, no, va benissimo, e il fatto di annunciare che effettivamente però stiamo già pensando a chi se lo riprenderà, e quindi diciamo abbiamo unito queste due cose per cercare di fare una cosa divertente. Senti tesoro, che sogni hai per la vostra meringa? Penso che la salute sia al primo posto, sempre, in tutto per tutto. Spero che lei possa avere un futuro sereno, felice, e mi adopererò perché questo possa avvenire in ogni
secondo, centesimo di secondo, se vogliamo parlare alla sportiva, e da quando nascerà in poi. E tu ti occuperai a tempo pieno di lei o pensi poi comunque di dedicarti anche a quello che è la tua passione, perché comunque non puoi abbandonare lo sport, no? No, certo. Poi adesso io e Matteo comunque abbiamo appena iniziato un grandissimo progetto che è la nostra Academy di Nuoto. Esatto. Appunto per passare un po' il testimone, le nostre conoscenze, le nostre grandissime conoscenze in questo sport. A Livigno? Sì, quest'anno il prossimo sarà a Livigno e alle piccolissime generazioni. Quest'anno abbiamo avuto dai bambini che compivano 7 anni dopo pochi giorni ai 18 anni. Quindi è stato bello perché vederli anche, qualcuno di loro anche solo piangere andando via dall'Academy, vuol dire che sei riuscita a trasmettere qualcosa che tu hai vissuto sulla tua pelle per così tanti anni a loro. E ce l'abbiamo fatta, quindi è stato veramente bellissimo. Immagino, tante cose belle però, Sì, però proverò a fare la mamma, nel senso mi piacerebbe curarmi di lei H24 fin quando potrò, fin quando il mio lavoro me lo permetterà, ecco. Non vedo l'ora di vederla, ti devo dire la verità. Anch'io, posso dirti, ho fatto l'ultima ecografia stamattina. È sempre attaccata alla pancia proprio, quindi le fotografie in 3D noi non ce ne abbiamo neanche una, neanche mezza, quindi la vedremo quando... Tra un mese, per cui prima di Natale? Tra Natale e Capodanno. Tra Natale e Capodanno. E poi deciderà lei. Puoi dirlo, sì. Se ti va, nascerà... A Verona. Noi viviamo a Verona nostro Veneto, Veneto. Sì. Allora, veniamo un pochettino a quello che è il senso di questa serata, che è molto importante perché è una serata che noi dedichiamo all'UNICEF, che fa così tanto per tanti bambini, e mai come in questo momento noi stiamo assistendo a delle cose terribili che forse non ci saremmo mai aspettati. Per cui siamo tutti molto colpiti, siamo anche molto, non so usare il termine giusto, però forse increduli, no? Di tutto quello che sta accadendo. Di tutto quello che sta accadendo, devo dire che forse anche nella mia situazione sono ancora più sensibile a questo, perché poi UNICEF aiuta i bambini ma aiuta anche le madri. Quindi devo dire che queste serate come questa sera qui sono importantissime perché ci ricordano, ci riportano alla mente che i bambini forse sono la cosa più importante che esista al mondo, la loro salute, il fatto di sognare per mia figlia un futuro migliore è una cosa naturale per una madre, quindi dobbiamo cercare di regalare a queste madri, a questi figli un futuro migliore, e UNICEF sicuramente lo fa con il sostegno che possiamo dare questa sera, col sostegno anche regolare, con la donazione regolare che sono questi 9 euro al mese. Mi rimandate il numero del telefono gentilmente, ecco, così almeno vediamo il numero del telefono. Proprio esatto, diventando donatori regolari e donando questi 9 euro al mese all'800 07 06 06, abbiamo la possibilità di dare un aiuto continuo, quindi ce la possiamo fare. Grazie Federica, grazie di essere state con grazie noi. A voi.